Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti, anzi bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie dedicata al ritorno alle origini parte seconda di Farming Simulator 22. Come sempre ringrazio i moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete tutti i link. Ma detto questo, però, andiamo avanti. Allora, per chi si fosse perso l'ultimo episodio, nell'episodio precedente avevo messo una costruzione qui, ma dato che non era quella giusta, l'ho sostituita. E quindi abbiamo messo questa sawmill, questa segheria, che naturalmente ci permetterà di poter produrre molte più cose. Allora, dobbiamo però iniziare anche a pensare come allestire l'area boschiva, quindi dovremo anche pensare dove andare a posizionare gli alberozzi. Ma nel frattempo però facciamo un saltino giù, diamo un'occhiatina se c'è qualche contrattino da fare. Moreno 91 sottolineatura VR ha appena usato 5 bit per fare il tifo. Oui. Maestro della Repubblica, un saluto agli amici e amiche sintonizzati nel canale e quelli del tubo. Grazie Moreno, bentornato a te naturalmente. Buon inizio settimana, mi raccomando amici di Twitch ma anche di YouTube, passate nel canale di Mr. Moreno, mi raccomando, iscrivetevi ai suoi canali social e attivate le notifiche. Allora, ho visto che Moreno ha fatto uscire un, come si dice, un video su YouTube, non vi posso dire che cosa si tratta, quindi andatevelo a guardare innanzitutto. Mi raccomando, lasciate tanti like sotto i suoi video e commentate, mi raccomando. Caro Moreno, welcome back my friend. Have a great new week. Thank you so much. Facciamo un'altra scuccatella di mani, vai. Approfitto innanzitutto per salutare e ringraziare coloro che nei giorni che sono stato offline mi hanno fatto un po' di pubblicità, di promozione, quindi ringrazio il mitico Moreno Settuz e ringrazio anche l'amico Gaspari che ha fatto una presentazione a voi. Thank you so much. Facciamo anche uno shoutout al mitico Gaspari che se lo merita. Ecco qua. Allora andiamo avanti. Innanzitutto sto vedendo un attimino una cosa. Avvolgimento balle. No. L'uva mi serve, il tofu, ah, questa è un'altra cosa che dobbiamo assolutamente mettere in produzione. Allora, intanto è uscito il latte nei pallet qui, belli, così adesso abbiamo anche i pallet di latte interessante, con i triggeri un po' sollevati. Allora, stavo dicendo che dovremo ricreare un'area boschiva perché ovviamente abbiamo messo le produzioni del legno e quindi dovremo pianificare un po' l'area perché ovviamente sarà abbastanza lunga la cosa. Ok, poi dopo gli do un'occhiatina e vediamo di che cosa si tratta.
Comunque quell'alimentatore là da 600 watt dovrebbe andare bene, tranquillamente, meno risicata, ecco, meno stress. Ma detto questo, però, allora qua mi pare che avevo comprato qualcosa in questo per avviare la produzione. Che cosa? Legno, sì, giustamente. Legno, sì. Allora, questo è pieno. Questo anche pieno. Ah, devo mettere un po' di paglia alla situazione giù. Allora, intanto facciamo un saltino nell'area. Vediamo un attimino come siamo messi con le mucche. The mucche. Ehi, buoni, appena mi hanno visto, mi hanno salutato subito subito. Quello lo sanno che la situazione è very well. Allora, vediamo un attimino innanzitutto come siamo messi. Allora. L'allora K. Ci diamo qua, altrimenti prendono fritto. Ah no, quello è il mese di agosto. Vabbè, allora. Allora, come siamo messi a livello di latte? Latte mi pare che ce n'è poco, giusto? Latte 0 litri, beh sì. Perché quando abbiamo fatto la transumanza, ovviamente le mucche non si sono ancora ambientate, quindi di conseguenza non hanno prodotto latte. Comunque, ragazzi, io devo essere sincero, ho scopiazzato un poco da Moreno qua, eh. Moreno si ricorderà sicuramente di quale mappetta si tratta. Abbiamo scopiazzato un poco da Moreno. Quindi, per gli amici di YouTube, il primo hashtag è hashtag Moreno Tunzi Tunzi Ali, Tunzi Tunzi Ali. Opla, ci facciamo pure due saltellini. Nel frattempo, però, Devo, ah, io c'ho, guarda, raccogliere qua. Dobbiamo vendere quella vecchia struttura. Ah, ma qua l'importante è ammetterlo quando, diciamo così, uno prende spunto, ecco. Alt dab, secondo me è meglio. Allora, eh sì, questa spesa la dobbiamo fare. Nel frattempo è sbucato anche un bel pallet di Vignost Champagne della premiata ditta Moreno e Sassi, DJ Sassi, che saluto naturalmente. Quindi, siamo secondi o siamo quindi? Quindi dobbiamo vendere questa struttura. Ok, quindi mo dobbiamo prendere il merlozzo che sta qua sotto e dobbiamo staccare la lama. Così eliminiamo anche un po' di mod del mod hub esterno che sono piuttosto pesantucce e che quindi andremo ad utilizzare sperando che lo carichiamo. Maurizio Max ha appena usato 10 bit per fare il tifo. Wow, ragazzi, ci è venuto a trovare Maurizio Max. Wow, ragazzi, qua ci vuole una. Innanzitutto ci dobbiamo scappellare. Adesso, non pensate a male, ci dobbiamo togliere il cappello. Se Vai. meno male che Maurizio c'è, parapazzum, bezzum, bezzum, Maurizio c'è, bezzum, bezzum, Maurizio c'è, bezzum, Maurizio Max, bezzum. E voilà ragazzi, è tornato il nostro Maurizio. Tutto bene, tutto bene. Ci manchi da un sacco di tempo in questo canale. Veramente un sacco. Mucho tiempos che il Maurizio Maxos ci manca. Comunque mi fa piacere sentirti ogni tanto. Salutiamo anche la mitica Elisa, naturalmente.
diciamo una scoccatella di mani alla Elisa, perché altrimenti se viene a sapere che noi l'abbiamo fatto, se noi abbiamo fatto gli onori di casa, poi c'è il rischio che mi viene e mi banna a me. La mitica Elisa, la super super. Vabbè, l'importante è che stai bene. Poi, anche se uno si sente poco, diciamo così, come diceva Massimo Troisi, la salute viene prima di tutto. Quindi, vediamo se riusciamo a ribaltation. Vai, spingisci, spingisci. Vai, vai, vai. Perché devi sapere che questa lama qua, quando l'ho messa, fammi accendere il lampeggiante, quando l'ho posizionata su quella, su quel supporto per le lame, praticamente si è bloccato e quindi si sono intrecciate tutte le lame e mi ha fatto un macello esagerato. Infatti è per questo che adesso vado a sostituire questa mod che stava nel mod hub esterno e vado a mettere quella del mod hub ufficiale. Se mi ricordo, mod steve. Endo steu. Mi pare attrezzi? Andiamo. Ha staccato la. Diciamo che si è preso un periodo di ferie. Quindi si è un po' allontanato da Twitch. Sta a riposo. Comunque tutto a posto. Anche Mister Aieie. Facciamogli uno shoutout a Mister Aieie. Che per gli amici di YouTube. Vediamo se mi ricordo com'è. Aspettate un momento, devo vedere com'è. Ha cambiato il nick. Vediamo un po'. Allora, Mister Aiea. Dove sta? Allora è corretto. Ah no, giusto, giusto. Giusto, giusto. Allora si fa. Alas official. Ecco qua. Che naturalmente salutiamo e vi invito ad iscrivervi anche nel nostro canale. Ok, andiamo avanti. Allora, mo è una scommessa, ragazzi. Perché adesso vai a sapere se l'ho caricato. Speriamo di sì. Allora, però se non sta qua potrebbe essere in decorazioni. Non vorrei aver fatto una gaffes. Vediamo un po'. Allora, qua ci abbiamo capannoni. Così, se per caso sta in quella categoria. Ah, ecco, capannoni. Allora. Questo però si mangia mezzo mondo. Allora, questo c'ha le botti, le cose dietro. Va, mo ci lasciamo questo. Allora, però facciamo così. Cambia modalità. Libera, mettiamo sì. Poi sì. Ok. Abbiamo no, che ho fatto? No, l'ho messa a contrario, annacci. Allora questa qua senza tutto, senza il trucco. Allora sì. E vi. Ok.
così abbiamo una... Questa accende? Accendi la luce. Oh, ecco qua. Tanto paga Morino, vai. Le bollette le paga Morino qua. Ah, speriamo di non fare danni adesso, no, eh? Che dobbiamo acquistare anche... la lama per il grano. Ci ribalteremo. O ribaltation. Oh, ma questa... Oh, si è seduto, ok. E l'altra lama la mettiamo sotto. Ah, ecco, l'altra lama l'ho... Mi ero completamente dimenticato che l'avevo già acquistata. Quindi adesso la andiamo ad utilizzare. Il merlo non si smentisce mai. Spegniamo i fari. Lampeggiant. Oh, capparaccio. Allora, come siamo messi? Allora, premiate a champagneria. Vai Moreno e DJ Sassi. Allora, qua abbiamo scaricato un po' di uvetta. Vediamo come siamo messi. Allora, champagne, uva, scarseggia, acqua pure. Potremmo fare, dopo rabbocchiamo un po' la situazione qua, perché... Uaiuni, è tornata la nostra mitica Gaia, una scuccata all'anima la nostra Gaia. Ok Moreno, vai tranquillo, vai in lurk. Allora, quindi diamo il bentornato alla nostra mitica Gaia. Cara Gaia, abbiamo l'onore, il piacere, nonché il privilegio di avere niente po' di meno che Maurizio Max direttamente collegato dal suo ufficio The Office. E in questo momento si è collegata con noi la nostra mitica Gaia. Vediamo se riusciamo a trebbiare il campus. Lucian. E on y va. Mettiamo un po' la visuale dall'esterno. Ah. Spero per cose di poco conto. Sicuramente saranno cose di poco conto. Grazie a te di essere passato a salutarmi. Naturalmente, come sempre, ti ricordo torna a sta casa, aspetta a te. Se meno male che Maurizio c'è, parapapa Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio Max, Maurizio, grazie ancora per la compagnia. Grazie per la compagnia. Ehi. Grazie naturalmente Maurizio di essere passato. Grazie anche per la carica caffettoria che ci ha offerto.
E ci becchiamo alla prochaine. Spero di sentirti un po' più spesso. Ciao, Tengo con gli cara. occhi mi spoglia. Spogliatoio. C'ho l'occhio particolare. L'occhio malandrino. Ah, vabbè. L'importante è che sono cose che si possono tranquillamente, sono risolvibili, ecco poi. L'importante è che stai bene, che staici bene. Tunzi tunzi alè. Oh, questa è la seconda trebbiata che facciamo su questa serie, da quando l'ho iniziata. Non ho mai trebbiato questi campi. Poi inizieremo ad utilizzare anche la season, le stagioni, perché ovviamente inizieremo man mano a fare cose sempre più particolari. Quindi chi c'era all'inizio saprà che dovremo poi iniziare a mettere anche in funzione le due produzioni di legna che abbiamo messo là, quindi la segheria e in più anche il mobilificio, mi pare. Comunque, Gaia. Gaio case già stridim viewer attack cate gem. Stanno litigando i gattozzi. No, in realtà stanno mangiando le croquettes. Stanno mangiando le croquette. Sono le crocchette dei mucilli che si mangiano le crocchette house. House, house, morena house. Gaia, mi sembra che ti ho visto in live, in intervista in realtà, mi pare stamattina. Solo che non ero qua su Twitch e quindi non sono potuto passare a salutarti, però passerò a salutare anche te. Così mi fai vedere un po' la montagna di panni da stirare. Facciamo lavatura, imbiancatura e stiratura. All inclusive. Salutiamo ancora una volta Mister Mister Aleasso, che prossimamente ritornerà in Lives. E vi porto i suoi saluti naturalmente, amici del canale, di questo canale, ma anche gli amici in comune del canale di Mister Aiea, che in questo momento sta facendo, si è preso, come dire, un momento di sta facendo carica idee. E quindi quando ritornerà lo vedremo più pimpante del solito e ci stupirà, così come fa la nostra mitica Gaia e il nostro mitico Morenaus House House. Man mano dobbiamo modificare l'assetto iniziale di questa serie. E vabbè, la lavatrice, quella è la lavatrice che lava. Il fatto è quando bisogna stirare. Sono i bicipiti nostri che devono fare tutto. Qua mi è rimasto un ciuffetto. E com'è possibile? Che ha fatto? Si è mangiato? Ah, perché questo c'ha la... Ma com'è? Non funziona la trinciatura? Guarda, un po' strano, mi pare. Vediamo un attimo. Allora, scendi, estendi. Ah, questo non sta facendo...
Ma allora non è livellato. Boh. Questa è una trebbia che consuma un accidenti, ma noi ovviamente ci abbiamo la produzione di biodiesel, quindi problemi non ne abbiamo nel fornisci del gasolio. Lavatrice, beh, quella lavatrice uno mette i panni nell'oblò, mette il programma. Quella è la stiratura che è un po' più complicata, specialmente quando sono capi, i famosissimi capi della nostra mitica Gaia, che sono un po' particolari, delicati, tutti molto particolari, sensuali. Il vestitino della mitica Gaia, quel del matrimonio, che quando l'hanno vista hanno fatto: oh, wow, ma chi è Gaia? Fasci la miseria. E si sono fatti la posticcia, ovvero l'hanno un po' corteggiata, hanno fatto i cortigiani. Gaiale, tunzi tunzi aliale, Gaia dove sei? Ah, quindi c'hai tutti quelli lì da sistemare al lavoro. Allora, poi dopo li mettere a Capodanno? Per fare il famoso trenino. Ma che si fa? Sta piegando. Appena sentito trenino, questo subito a ripiegare. Subito aperto le ali. Chiudiamo il tubo, altrimenti ci dicono che non è reale ed hanno ragione. Hanno molto, molto ragione. Wunderbar. Ich komme aus Neapel. Damen und Herren. E in questo momento sto mettendo in difficoltà Google Translator per gli amici che stanno guardando questo video su YouTube. La sottotitolazione automatica sarà andata un po' in tilt. Poi mi divertirò a leggere come l'ha scritta. Ah, e vabbè, con un po' di accortezza, con il giusto, equilibrio, avec le juste équilibre, on peut faire toutes les choses. Vai, che adesso scarichiamo la prima trebbiozza, Just Chatting ha fatto la nostra mitica Gaia stamattina. E stamagnana. Andiamo a prendere il... Ma non ho capito perché non ha trinciato gli strepponi. Gli steli non li ha strepettiati. No strepetition. Nostri petition. Ci portiamo la nostra Gaia sul trattoriello? No, ce la portiamo sul Turbo Star, vai, perché la nostra mitica Gaia è una star. È l'étoile, come dicono quelli che parlano francese. È le notre étoile. Hai capito, annascia, capito. Ti fai girare intorno da tutti quanti allora. Si vede che è rimasto colpito da te, insomma, dal tuo outfit, dal tuo modo di saper portare il vestito, che poi ci vuole anche un po' di portamientos,
quindi sicuramente hai fatto un figurone over the top, come dicono quelli che parlano inglese. Opla, scarica il sciano, vai. Let's unload the harvester machine. The harvesting. Voilà. Out of time. Pam. Pam, pam. Uff. Ma se mi muovo, non scarica più. Lo sapevo. Stringiamo un po'. Vai. No, questo mo si blocca. Dimmi che non si blocca. Ah, meno male. Scarication. Perché la nostra caia è mitica. E scommetto che quando sei entrata l'hanno fatto: oh, ma questa è la sposa? O non è la sposa? Si saranno messi pure in fila, immagino, no? A vedere chi doveva essere il primo corteggiatore, il primo cortigiano. Sì, ma la nostra mitica Gaia è fatta di pasta buona, quindi non si fa abbindolare. Abbindolation, no abbindolation. Abbindolation. E le avranno fatto anche gli occhi dolci, hanno fatto. Vai, Gigi, vai. Vai, Gigi. Gigignoli. Vai, Cicino, vai. Vai, Cicino, sei tutti noi. Praticamente hai sfruttato una, diciamo sfruttata, hai utilizzato una posizione tattica. Hai capito la nostra Gaia? Avete capito la nostra Gaia com'è? Si è defilata piano piano un po' di qua, un po' di là, e poi oppala, si è fatta vedere in tutta la sua bellezza, tutta gioia, tutta bellezza. Come dice una famosa canzone. Come dice la canzone, por un beso nella flacca e Maria non se fuera. Stavo pensando, mentre noi facciamo questo, noi mettiamo, potremmo mettere, che ha fatto? Spendi il motore. Mentre noi facciamo questo, potremmo mettere un operaio su un altro campo a piantare gli alberi. Così, mentre noi andiamo a fare questo. Ah, immagino, vabbè, ma tu sei sempre molto affascinante a prescindere, quindi. Immagino solo quante bocche avrei fatto spalancare, mi hanno fatto buona. E quanti di loro sicuramente avrei messo un pochettino a posto. Oppala. Ok,
Allora, scarication, trebition, poi mi sa che anche questa trebbia la dobbiamo vendere. Sì, perché? Perché ho intenzione di ridurre un po' di mod, visto che ne abbiamo parecchie e il sistema, diciamo, in alcuni punti ha serie difficoltà ad essere stabile. Poi ovviamente perché comunque dobbiamo andare ad intercambiare le mod e quindi di conseguenza abbiamo la necessità di fare un po' di spazio, quindi togliere le cose vieille, enlever les vieilles mod e a mettre de nouvelles. Naturellement, je salue les amis et les amies de langue française, naturellement. Je vous invite à vous inscrire au canal si vous ne l'avez pas encore fait. Activez les notifications et voilà, merci. Youpidou, youpidou. Ah, se l'è strappati perché doveva andare a fare il bisognino, che è diventato Hulk. Scherzo ovviamente, la nostra Gaia lo sa che è sempre massimo rispetto, ormai Gaia è una frequentatrice di questo canale da un paio d'anni, credo, no, qualcosina in più forse. Sì, un paio d'anni sicuro. More than 2 years. E tunsi tunsi alea. Allora, vediamo un po'. Abbiamo cibo per sognare. Moreno 91 sottolineatura VR Just Redeem Devi. Alla salute. Ui! Dottore carissimo, buon pomeriggio a te. Guarda, quanto tempo non lo sentivo il nostro amico Crystal. Con Crystal ti diverti, facciamo una bella scucatella de magnos, mi raccomando. Tutto bene, caro Crystal. Buon pomeriggio a te e buon inizio della settimana. Attenzione, ci è passato anche a trovare il nostro Crystal. In questo momento con noi dovrebbe esserci la nostra mitica Gaia, dovrebbe esserci anche Moreno e Tunz Tunz. Poi ci è passato a trovare anche Maurizio Max, un altro storico amico del canale. Quello non può mancare. È un mezzo indistruttibile. È qualcosa di incredibile. E beh, si vede che forse nei loro atteggiamenti non erano particolarmente gentile, quindi giustamente ci sta che, diciamo, che una persona non è che ti sia particolarmente gradita. Poi, diciamo che non sempre i maschietti sono in grado di essere gentiluomini. Quello del mitico Ralph Garage, che salutiamo naturalmente, il dottor Ralph, che saluta naturalmente insieme a tutto il suo staff che stanno facendo delle cose incredibili, veramente incredibili, voglio. Veramente qualcosa di eccezionale. Allora, intanto facciamoci arrivare il carrellino per
per piantare gli alberi. Sì, c'era un vecchio Scania, ti parlo quello degli anni 70-80. Ah. Un Peterbilt, sì, questo è un altro mezzo interessante che non l'ho mai portato su Eurotruck, però. Probabilmente la giornata non gli era andata proprio particolarmente bene, quindi di conseguenza si sarà risentito un pochettino di questa cosa. Allora, dobbiamo prendere gli spruce. Vabbè, però almeno hai sistemato le mod che ti servivano, quindi è anche una soddisfazione personale il fatto di riuscirci. Esatto, bravo. Bravo, fai bene anche perché. Ah, vabbè, quello può capitare che. Diciamo che quando. Quando uno non va a farsi una bella corsettina, diciamo così, poi si sente il carico. A volte bisogna anche scaricare. Ah, ok. Beh, io non sono esperto di queste cose, quindi. Non ne capisco, però sicuramente è richiesto parecchio che va, ovviamente. Ma quali sono quegli alberi alti alti? Spruce, qual era? Mo? Cipresso? Abete? Mettiamo gli abeti, va? Così. Aspetta, voglio vedere per sicurezza quegli alberi che ho messo nella zona industriale qua quali sono. Prima che faccio un mezzo macello. Allora, questi che alberi sono? Vediamo un po'. Abete, ok, abbiamo fatto la scelta migliore, ok. Ah. Caspita, e quindi hai fatto un grandissimo lavoro, ragazzi, qua ci vuole una grande scuccatella di mani al nostro mitico Cristal, che grazie Morino, grazie di essere passato. Grazie.
Grazie di essere passato, Morino. Facciamo una bella battutella. Cosa direbbe Totò? Anzi, cosa direbbe Doc Emmett Brown dopo che il nostro Crystal ha detto questa cosa? Grande Esattamente. È tutto per il nostro amico Crystal, che ha fatto veramente un grande lavoro a sistemarsi tutte le geometrie. Mamma mia, io sinceramente mi sarei perso, a parte che non sono pratico di questo genere di cose. C'è anche il fatto che bisogna essere portati, quindi io diciamo che sono un po' più pratico della fotografia, queste cose qua, però ne riuscirei mai, probabilmente ci impiegherei un'eternità per fare le modifiche. In realtà anche io il TurboStar di Peppe 978 avevo creato un modello ovviamente personale con i girofari. È solo che ho perso la mod e quindi non sono riuscito a fare un granché, però mi è piaciuto perché la mod del girofaro poi era anche simpatica. Li avevo messi sui supporti degli specchietti trovati nel mod hub, che erano delle build, mi pare che si chiamano. E quindi abbiamo fatto una situazione là. Eppure qua, Gaia, fa freschetto, eh. Anche se comunque stanotte ha piovigginato tutta la nottata fino alle prime ore. Fortunatamente si è fermato e quindi ci ha dato un po' di tregua, però sta di fatto che la situazione è, beh, è arrivata l'inverno e quindi, sai, di conseguenza il clima cambia. Allora, intanto qua manca qualcosa. È di là, ok. Beh sì, beh che tu abita anche, diciamo, più in altezza, quindi ci sta che fa un po' più freschetto. E penso che pure qua, comunque, ieri sera c'erano 7-8 gradi, credo, e si sentiva il pizzichino di aria fresca. No, no, è lontano, è lontano. Dall'altra parte della città qua. Sono in una posizione tale, malpensanti, dove abito io, che sono molto vicino a una strada che è l'asse di supporto. Pizza con uova. Allora, facciamo marinara? La mettiamo in produzione? Vai, attiva. La pizza marinara, però negozio, esatto. Così abbiamo anche la mod di Nick. Naturalmente che, come sempre, vi invito a cercare le sue mod. Andate nel mod hub, digitate NYKK numero 3, che adesso ve lo scrivo, così mi raccomando, scaricate le sue mod, provatele e mi raccomando, spolliciate e lasciate il voto massimo al grande Nick. Anche voi amici di YouTube, anche se no, sono sicuro che voi lo conoscete, ma nel dubbio, se qualcuno non lo conosce, vi invito naturalmente a digitare anche su YouTube NYKK3. Appunto, ci sono quelli che si mettono in posizione di massima raccolta, che sarebbe quando qualcuno vuole mandare a
qualcuno, no? Dice, si mette in posizione di massima raccolta. Allora, qua 3 su 7, quindi è presto ancora. Vi porto a fare un giretto nell'area che ho ricreato qua. Vediamo innanzitutto come siamo messi. Allora, la melassa dovrebbe essere in produzione. Abbiamo quasi 3.000 litri di melassa. Ok. Fragole, qua abbiamo detto, disattiviamo. Disattiviamo anche qui. Qui disattiviamo. Ah, dobbiamo andare a fare i bravi, vogliono i buoni vogliono. Ma ero convinto che ci fosse un tratto di terreno libero. Quella, se metto l'operaio là solo, mi viene a costare un botto. Ah, andiamo un attimino. Da chi sta? Giovanotto, si attraversa sulle strisce pedonali. Avete ragione, capo. Scusate, alla numero l'ho screanzato. Oh, qua abbiamo anche i vestitini per la nostra mitica Gaia, ragazzuoli. Quindi qua prossimamente dobbiamo venire a fare un po' la situazione. No, non è questo. Quello è il personaggio che mi porta fortuna. Allora, tessuto ce ne sta in abbondanza, ok. Ma in tutto questo però, mamma mia, che macella combinata che sta. Come siamo messi qua? Allora, sta qua. Let's check. Check, check. 1, 2, 3. Allora, pomodoro. Ma questo non sta producendo niente? Niente? Allora, questi prodotti arrivati a questo punto dovrebbero spawnare. Dimmi se conosco la risposta. Te rispondo se non la conosces, me la estudios, me la cercos e te lo puoi sapere. E tunzi tunzi a lì. Buonasera. La zappa storta ha seguito il tuo canale. La zappa storta sta sostenendo il canale per 23 mesi. Grazie per la carica caffeina. Buonasera. Wow, presidentissimo, grazie, grazie per il supporto, Wayu. È arrivato il super presidentissimo. Where is? Mano sul petto, su cuore. Carissimo, grazie, grazie per il sostegno. È passato anche Maurizio Max prima a salutarci qua. Era impegnato con il trabajo e ha fatto come si dice, un ride di una decina di minuti. Ma io credo che sia la nostalgia della discoteca, hai presente, no? Quando vai in discoteca ci sono tutte quelle belle lucine che lampeggiano, eh? Allora le persone, siccome vorrebbero sentirsi in discoteca, allora pensano di fare l'albergo. No, a parte gli scherzi, comunque, se ci sono i bambini piccoli va bene, perché comunque le lucine lampeggianti fanno sempre buon umore. Però quando sono un po' più grandicelli, effettivamente viene un po' da pensare. E dici, vive il presidente, vive il presidente, zappa storta, facciamoci un'altra scucatella di mano. Ma sono 2 anni, non è poco. Sono 2 anni che mi supporti e che mi sopporti. Mettiamo un po' di crocchetta a peperoncino qua.
Esatto, sì, è una mod che ha utilizzato anche Nick. Aspetta, torno indietro così. Dove che ce l'avevo? Ah, sì, qua. È una mod che è uscita nel mod hub ufficiale già da più di una settimana. Ora non ricordo come si chiama di preciso. Qualcosa tipo palette che ti permette comunque di poter fare più di una fila, anzi tre file in questo caso qua, anzi tre colonne, mamma mia, tre colonne, siamo sempre tre. Vediamo un po' qua quando c'era rimasto. Sì, comoda soprattutto quando devi caricare con il muletto. Unica cosa però, ti consiglio di mettere una rampa per poter caricare sui cassoni, perché ti ribalti. L'ho fatto off camera e ti ribalti. Mi sono ribaltato un sacco di volte, soprattutto quando devi sollevare il carico. Si sbilancia in avanti e pop, e perdi tutto. Allora, però io una cosa non so. Io devo vedere una cosa, però. Un presidente mi ha fatto ricordare una cosa. Lo presidente. Allora, dove sta? Allora, qua sta il ristorante, ma io arrivato a questo punto, però. No, non mi conviene ancora. Allora, facciamo così. Ah, ma quelli ci sono anche quelle sferette con gli specchi all'interno che simulano l'effetto discoteca. Lunedì sera alla discoteca, martedì sera alla discoteca, mercoledì alla discoteca, e Gaia non si stanca mai ad andare alla discoteca. Allora, questo però mi sono ricordato che non deve stare qua. Ah, qua devo scaricare un po' di zucchero. Yeah. Così vediamo se riusciamo a non ribaltarci, perché proprio qua, portando lo zucchero, je me suis ribalté, monsieur le président. Ho fatto un ribaltone che non ti dico. Un pallet è sparito, l'ho trovato nella Nowhere Land map. Non so se esiste questa map. Ho fatto un ribaltone esagerato, infatti. O qua mi devo organizzare, che c'è bisogno di una rampa. Ecco qua, vai, tutto per il nostro presidentissimo, per il nostro Crystal, che in questo momento non so se c'è. Comunque c'è anche Crystal, c'è la mitica Gaia, caro presidentissimo. Che altro c'è rimasto? È passato anche Morino a salutarci prima. C'è passato a salutare anche Mister Moreno. Mi sa che qua ci devo fare un percorso. Ma quasi mo glielo faccio pure un attimo sto percorso. E facciamo stretto. Tanto ci deve passare il carrellino qua. Allora, progettazione, vernice. E gli farei un bel vialetto fatto con la ghiaia. E non ho detto Gaia, ma Gaia, tutto il resto è noia. Scia miseria. Fatto molto. Ah, bellino. Wow, bellino come idea. Invece di fare, diciamo, le solite cose che magari uno non utilizza nemmeno più, meno così. È un qualcosa che rimane anche di alternativo. Bella l'idea. I like this idea. Excuse me, baby, this idea that longer than a week, nine area. Chocolat, la fabbrica del cioccolato. Quindi mo qua ci vuole un sacco di latte, il lattush.
Si è sentito proprio quando si riversa tutto lo zucchero del sacchettino, della bustina di carta, del zucchero direttamente nel barattolone, dalla boîte, in da boîte. Presidentissimo, comunque, grazie ancora per la Zappaland, anche se ci sono poco, diciamo, qua su Farming, però apprezzo ancora. E quando vuoi tu lo sai, le tue mappe sono sempre le benvenute, sono sempre very welcome. Un saluto anche a Giovanotto. Vai, vai, spingi, spingi. Oh, questo ce la fa, sto carrellino. Facci la miseria, potente. Wow. Oh, capo. Utilizziamo il metodo Mr. Yeah. A perdita di tempo, non ti preoccupare. Mannaggia, mi ribalta. Ecco, vedete? Mi ribalta e mi trovo il pallet dall'altra parte della mappa. Noi ci facciamo due risate. Oh, ma che sei incollata? No, dai. Ah, ho capito perché. Poggiamo a terra. Ecco qua. Ah, si è buggato il pallet. Vediamo un po'. Ah, no, forse. Oh. Troppo avanti? Zappation, 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 yeah, yeah. Appena posso, cerco di passare anche da te. No, è un periodo che Twitch lo sto bazzicando veramente poco. E quindi, oh, qua si prende lo zucchero. No, prende zucchero, yeah. Dicevo che è un periodo in cui Twitch veramente ci sto pochissimo, infatti. Sia in live che a seguire. Ci sono veramente... Je ne reste pas au poids beaucoup de temps ici sur Twitch. Grazie, presidente, tu lo sai. Queste mappe sono anche tue. Le mappette. C'è una mod che caruccia è lo specchietto retrovisore. Ovviamente ho visto che per ora funziona solo ed esclusivamente sui mezzi del gioco. Si chiama Mirror, una cosa del genere. L'icona è un rettangolo dove si vede tipo il simbolo del monitor della retromarcia, quelle che sono montati sugli autoradio. È una buona mod perché anche per chi ha non ha un sistema particolarmente performante, gli permette comunque di avere la visuale della parte, non solo del retro del mezzo, ma anche diciamo così, puoi scegliere se visualizzare, guardare davanti il punto della lama. È proprio tipo una telecamera, diciamo così, ed è comoda. Adesso qua non la sto, questa non si vede qua perché ovviamente sto utilizzando delle mod, però ti assicuro che è veramente comoda. Very comode. Very commodore. Dove ti hanno portato Zappa oggi?
Sei fuori sede oppure sei alla solita sede? Questo sì. Però se utilizzi per esempio anche per una tua serie solitaria. Ah vabbè, quindi stai a riposo. Ottimo, ottimo. Questo è vero. Infatti spero che la rendano compatibile anche per le mod. Perché è veramente comoda. Cioè per esempio adesso tu vedi lo specchietto quello lì in alto a destra. Ovviamente quello ti posiziona un monitor nella parte più esposta, quindi più o meno dove sta quello specchietto retrovisore, ma è un po' più grandicello, è un rettangolo. Ecco, tipo questo qui. Aspetta, ma forse è questo? Sì. Ah, eccolo, vedi? Lo devo riportare perché in realtà stavo aspettando che uscisse l'aggiornamento. Infatti Eurotrack non l'ho aggiornato ancora proprio perché aspettavo l'aggiornamento di... Ah, e allora me la devo andare a scaricare, perché poi c'è anche il tuning pack da scaricare, quindi mi rimetto tutto quanto in sesto. È parecchio, veramente parecchio, che non lo sto più utilizzando, l'ho un po' abbandonato, perché mancando quell'aggiornamento, perché poi avevano fatto, SCS ha rilasciato aggiornamenti diciamo in maniera piuttosto rapida, e quindi siccome non riuscivo a stare dietro, poi l'ho un po' sospesa. Che colpo di maestro. Si è ribaltato. Ribaltation. E dicevo che l'ho un po' messa da parte, ma è parecchio, effettivamente è parecchio tempo che già non porto più Eurotrack, effettivamente. Che fra le altre cose sono stato anche invitato, ma capite, a partecipare anche a dei convogli, e approfitto anche naturalmente l'occasione per salutare l'amico Marco insieme a Gattopiccio e Renegade e tutta la comunicola. Sì, infatti già. Ah, ottimo. Io avevo fatto a parte che me ne ero già accorto, perché già nell'ultimo aggiornamento che avevano fatto ho dovuto riconfigurare alcune cose che erano leggermente, o meglio, forse mi sembravano leggermente diverse rispetto a come erano all'inizio. Quindi ho dovuto rifare un po' la configurazione, e mi riferisco ai fari, quelli lì che sono sulla cabina, quelli là li ho dovuti riposizionare perché erano un po' così messi, erano sparite, e ho dovuto ristudiarmi le configurazioni. Fammi spegnere il lampeggiante, altrimenti qua si scarica la batteria. Ok. Allora, come siamo messi con le vaches, la vacherie? Allora, latte zero. Ah, perché giustamente noi abbiamo fatto, quindi foraggio, mangime umido. Guarda chi si vede, Mr. Ford Daniele in console. Scucatelas de manos por el nostros amigos Ford Danielos.
Siete pronti? In questo momento, caro For Daniele, esce il presidentissimo La Zappa Storta. C'è anche il nostro Crystal, ci dovrebbe essere ancora la nostra mitica Gaia. Forse il Lurk, non so, forse c'è anche Morino. Comunque, buon inizio di settimana. E bentornato. Welcome back to the channel, my friend. How are you? Come parlano quelli che fanno radio a livello serio? O sérieusement? Bon début de la semaine. Merci for Daniele pour être rentré dans le canal. Je te souhaite une très bonne semaine, même si nous sommes déjà mardi. Naturalmente, auguro a tutti quanti voi buon inizio di settimana. Anche se ovviamente siamo a martedì. Bravo, bravo, no? Beh, l'ho detto in francese. J'avais parlé un peu en français pour dire bonjour aux amis de langue française. Et alors, salut, je vous invite naturellement à suivre mon canal et les canaux de mes amis. Et tunes. Comme se dit en gergue. Alors, andiamo a posizionare un attimo. Oh, ma quasi metterei, farei il boschetto, lo farei proprio qui. Farei proprio qui il boschettino. Eh sì, questo dobbiamo dirlo. Ormai le tuzze. Radio International, One Nation, One Station. Salutiamo quelli là. Allora, vediamo un attimo quanto pesa il mezzo. Se è corretto, qua stiamo confondendo un altro giochino che si chiama Contraband Police. Pause. Oh, pesante. Devi fare un po' di dieta. Allora, vediamo le vache. Ils sont pas du lait. E quindi questo quasi ce lo parcheggiamo là. Ci abbiamo un po' di lana, un bel po' di lana da tirare fuori. Allora facciamo vedere anche a Monsieur le Président una mod del Modab ufficiale che ho utilizzato oggi. È un portalama per le trebbie. Praticamente tu arrivi con il merlozzo e ci appoggi le lame sopra. Nel frattempo quasi andrei a svagandare un po' le serre dell'uva. Allora faccio vedere questa mod, naturalmente la trovate nel Modab ufficiale. Ci sono due versioni di questa mod. Una è come questa qui, senza i serbatoi, e l'altra c'è anche due silos, credo, che vengono posizionati qua dietro. Fate attenzione ovviamente a non scegliere a fare lo stesso errore che ho fatto, perché altrimenti fa un po' di danni. Però ne vale la pena perché fra le altre cose è comodo, ovviamente ci vuole anche parecchia pazienza nel sistemare le lame. La trovo comoda invece di tenere sparse le lame per terra. Le si può riporre su questo supporto qua. Ovviamente alcune lame richiedono anche di essere ripiegate, quindi. Però ve la consiglio questa moda perché è comoda. Quella che avevo prima era un po' più macchinosa da utilizzare. E quindi ho deciso, anche per un fatto di alleggerimento, ho deciso di
storia un po' qua. Allora, nel frattempo sono usciti anche i barili. No, questa è la champagneria. Facciamo un bel carico di uva adesso per onorare la presenza di For Daniele, del nostro presidentissimo, e di tutti quelli che naturalmente sono entrati e che ci hanno fatto un po' di compagnia. Grande mezzo, grande mezzo. Questo mezzo qui, nella serie di Farming 19, l'ho utilizzato per oltre 80 ore. È stato qualcosa di incredibile. E la serie è durata circa 400 ore. Oh. Andiamo a fare scarication travaso deluvation, perché noi abbiamo fatto prima la transumanza. Wow, che parola, transumanza delle mucche. Infatti le mucche adesso stanno un po' a secco con il lattuccio, perché l'abbiamo distribuito un po', quindi dobbiamo attendere un pochettino. Vai, bussa, bussa. Esattamente. La mitica Zappaland, ragazzi. Che ogni tanto, fra le altre cose, off camera, ogni tanto mi capita di passare lì. Intanto me la godo in single play da solo. Vai, scarication. Queste mod pure pian piano le dobbiamo mettere da parte. Sono leggere? Vediamo. Ah, sono leggere le casse. Ah, non ti preoccupare. Oh! Wow, voglio scuccatella di mani. Anche oggi abbiamo raggiunto il record di 100 messaggi. Wow, incredibile, ma vero. Ci siamo anche questa volta. Ho questa serie fortunata, ma direi che io sono fortunato ad avere persone come voi che quando possono vengono a farmi un po' di compagnia, e ci facciamo anche un po' di compagnia reciproca. Andiamo a rabboccare questo carico, lo offriamo, questo carico di uve offerto da Crystal. E il presidentissimo, la zappa è storta. Mettiamo anche fuoco Daniele. Quindi quando sono 30.000 litri, ci hanno regalato 10.000 litri di uva ciascuno. L'andiamo a mettere nella champagneria. Nella mod che trovate nel mod hub esterno. La trovate in fs22mods.com. Net, mi sembra. Quindi è una mod spagnola, però tanto sappiamo che ci vuole l'uva e ci vuole l'acqua, quindi no problemas. Così omaggiamo un po' tutti quanti. Ah, ovviamente devo metterci anche Gaia e devo metterci anche Moreno, che è passato a salutarci prima, quindi diciamo che al prossimo giro saranno Gaia, la nostra mitica Gaia, e Moreno che ci offriranno un bel carico di uvazza.
Le raisin. Grande mezzo, ragazzi, veramente un mezzo molto molto fatto bene. Grande Peppe 978 attacchista. Sciagavadura. Questo non ci dà nemmeno i diritti, non ci ha dato nemmeno la precedenza. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Scusatemi se è poco. Ah, una cosa importante, il trigger sta un po', è un po' strettino il trigger, quindi dovete mettervi veramente molto sotto sotto, perché altrimenti... Ecco qua. Cheers. Gin gin. Ah, e vabbè, sono anche 5 alle 4. Il 4 manga 5. 5 manca 4. Come si dice dalle vostre parti, per esempio, quando mancano tipo 10 minuti, un quarto d'ora alle 8? Scrivete, fatemelo sapere anche voi amici di YouTube. Mi raccomando, scrivete. Qua si dice meno, si dice l'ora, meno 10, meno 5, meno 20, meno 7, meno 5. E da voi come si dice? Andiamo a fare il secondo carico, vai. Perché tu sei come me, sei del sud, quindi diciamo che più o meno dalle nostre parti si dice così. Io per esempio so che un po' più su si dice prima 20 alle 8, un quarto a mezzogiorno. Infatti, quando sono stato fuori per lavoro, ovviamente dovevo anche in qualche modo riadattarmi. E quindi di conseguenza dovevo pensare nella lingua madre, quindi in napoletano, e poi... Dieci alle 4, ok, quindi sì. Come dicevo, diciamo che dal basso Lazio a salire si dice cambia l'orario. A Roma lo sapete, io nonostante io abbia avuto parecchi, cioè io abbia parecchi amici, diciamo così, del Lazio, però non ho mai chiesto, come dicono. Ma mi pare che pure il sergente di ferro Sara Gippen, mi pare che dice come ha scritto il presidentissimo. Credo sia quella, credo. E quindi noi Crystal abbiamo un modo di dire l'orario un po' particolare. Infatti pure Gaia ci ha scritto qualcosa di simile. Something of so similar. Funicolare senza corrente. Voglio la tiene la corrente. Uè, chi è che non ha pagato la bolletta? Ci hanno staccato la corrente. Uè. Pagate le bollette, che costano pure parecchie, fra le altre cose. Oppala! Ah, qua manca il tubacchiello semitrasparenti. Poi pian piano inizieremo a togliere un po' di serre, perché dobbiamo dare un'altra faccia a questa vecchia serie. Voilà. Adesso scarichiamo questo viaggio di uvetta è offerto, questo carico di uva è offerta da Moreno e dalla nostra mitica Gaia. E se c'è qualcun altro che sta silenzioso e scrive, ne scarichiamo un altro po' da qualche altra parte. Ok?
casi ci offrono un bel carico scarico. Poi tutto quello che ci avanza lo mettiamo nel silos, quello per conservare l'uva nella premiata azienda vinicola per Bacco biologico. A proposito di biologico, amici di Twitch e di YouTube, vi ricordo che nella descrizione di questo video trovate il link per acquistare dall'azienda agricola i piani bio e i loghi naturalmente li trovate nella parte alta della schermata. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it e mi raccomando, voglio accattate, perché i piani bio è una roba buona. Comunque ha funzionato, senza volere. John carissimo, buon inizio settimana e bentornato. Vai che prossimo giro offri tu il carico di uva. John sottolineatura 90 sottolineatura appena usato 15 bit per fare il tifo. Grazie, mitico John. John 19, thank you my friend, welcome back. Oppla, e buon inizio settimana. Vai che gli facciamo una grande scuccatella de manos al nostro John. Manca solo John la presentazione, aspetta, sarà sta famiglia. Eccolo qui, vediamo un po' il Mr. John cosa ha portato di per farming. Fra le altre cose vedo che anche Mr. John è un altro carissimo amico. Ma lo conosci? Grazie a te. Ma tu lo conosci il presidentissimo La Zappa Storta? Se non lo conosci, ti invito a passare nel suo canale, ad iscriverti, che è un altro carissimo amico che è veramente un farmer professionale. Ah, ottimo. Poi c'è anche Cayman Lore. Ci sta pure Macho King 82, altri due amici che portano. Quando mette. Allora, sta a posto. Opla! Per Bacco. Si può dire? Eccolo qua. Scarichiamo un poco. Approfittiamo, vai Mosca, vediamo come siamo messi. Facciamo un altro scarico uva che ce l'ho offerto gentilmente, ce l'ha offerto il nostro John 90 Johnny. È quasi magia, Johnny. Tu prova e riprova, Johnny. E tuzza e tuzza lì, lì. Abbiamo stravolto un po' il testo. Visto, c'è anche la nostra Gaia qua che sicuramente stava dietro il silos, che ci stava osservando. Ha detto, vediamo un po' questi che si stanno facendo, che cosa dicono. Poi all'improvviso all'indrasato sbuco e faccio buppete e mi ha fatto fare il Yellow Submarine, ovvero mi ha fatto fare il canotto. E la Gaia è sempre in agguato.
Lei è un'altra amica streamer che non porta farming, il suo genere è un po' più just chatting comunque. Se eventualmente non la segui, naturalmente ti invito a seguirla e viceversa. Come dice il nostro presidentissimo, scambiatevi un follow di pace, di peace. Quella sta là a dire che guarda, ci osserva, dice che state dicendo, che state facendo. E poi al momento giusto lei sbuca e fa Wee, giovanotti, la vogliamo smettere? Allora, mi ha fatto un po' di passo. Allora, quindi l'uva è completa nella produzione di champagneria. Ah, ma quindi quelli... Ah, no, non li sta producendo. Giustamente, perché io ho detto, siccome si avvicinano le festività, e noi praticamente dobbiamo produrre molto champagne. E questo è scritto NHE, un poco come dire alla spagnoleggiante, e quindi tanto champagne che poi lo stappiamo a 3, 2, 1, auguri, buon anno, che fra le altre cose, se non ricordo male, ma quello è un caffè che faceva Allora, se non ricordo male, credo o l'anno scorso o 2 anni fa, mi pare che Monsieur Le Zappastort fece una live a cavallo con fra il 31 e il 1 gennaio, se non ricordo male. Che io, fra le altre cose, feci anche una fuitina, feci una scappata di Simuada a vedere un po' che ci sta in live e trovai il presidentissimo che stava lavorando sulla terra, stava ravanando. Bam. Vai. Messo un'altra. Facciamo un altro riempimento, poi questo ce l'offre il bis, ce l'ha offerto John 90, un nome e una garanzia, lo chiamano John, il mio nome è John Travolta. Vi faccio entrare nell'entrata principale. Vi faccio fare l'entrata trionfale. Pam, parabam, pam, 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 pam. Speriamo. Allora non mi sbagliavo che l'avevo beccato in Lives. Che quella sera c'avevo anche ospiti a casa e dissi, mo mi collego un attimo, vedo chi c'è in Lives. Oh, mi sono incastrato, lo sapevo. Un po' complicato passare qua. E lo vidi in Lives. E poi racconto che tu praticamente... Disse lui, Zappa, vedi che lì è mezzanotte, 3, 2, 1, vai, auguri, buon anno! Wow.
Oh, che ha fatto? Spenna. Allora, questo mo lo riportiamo un attimo a posto, vediamo se ha prodotto anche un po' di cose, così iniziamo anche a travasare un altro po' di materiale qua in lavorazione. Vai, vai. Go, 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 my friend. Ogni tanto qua laggiccia un po'. Può darsi pure che è la mappa che ho rimappato, che è fatta una mappina, c'è un piccolo straccetto e quindi di conseguenza. Aspetta, questa non va qua. Questa va qua a fianco. Ai ai ai, avevi sovraccaricato il sistema allora, come stanno le cose? Metano, ok. Andiamo a fare uno spostamento. Nel frattempo qua si è spostato, abbiamo la prima cassa di champagne che è offerta da John 90, che ce l'ha offerto il presidentissimo, la Zap Stout. C'è Maurizio Max e Mr. Moreno Tunzi Tunzi. Una scoccata alla di mano. Sua in regia. Ma ce l'attraversiamo a piedi, eh? A proposito di attraversare a piedi, qua ci vorrebbe un bel ponte pedonale per attraversare la strada. Chissà, magari qualche modder ci pensa, ci ha già pensato, perché sarebbe interessante. Interessante. Ah, e vabbè. In piena energia. Inizia il riempimento, mi sa che è vuoto. Vediamo. Mosto per vinaccia, perché non me lo riempie? Fammi avvicinare. Può darsi che vuoto. Ah no, quella era riempita già. Buona, ma la miseria, è stata veloce. Non me ne sono proprio accorto. L'unica pecca di questa mod è che ha i suoni un po' altini, però per il resto non c'è nulla da eccepire. Fatto veramente bene. Allora, questo è Trigger 3. Trigger 2, ah, mo svuotiamo un po' il triggerro, poi andiamo a fare una cavalcata con i cavallucci, facciamo fare un giro ciascuno, abbiamo 4 cavalli, Totò, Sofia, Peppino e Tuz, è il cavallo di questa serie, si chiama proprio Etuz. Come il cavallo Spirit, questo si chiama proprio Etuz. È il cavallo vincente di questa. È stata una serata indimenticabile allora. Buono, buono. Quando c'è l'occasione bisogna suonare. Ma nessuno suonava la batteria? Ah no, quelli c'erano fuori che sparavano e quindi suonavano la batteria. Soffro un poco in partenza, ratturia, lei. Vai. Dovrebbero essere rimasti gli ultimi 2 litri, 3 litri. Andiamo a 9.000.
Ci abbiamo 2000 e passa. Così abbiamo anche svacandato la situazione. Poi può darsi pure che abbiamo già saturato tutto, quindi vediamo un po'. Abbiamo fatto un paio di viaggetti. Anzi, in realtà più di 3. Abbiamo caricato perché in realtà io avrei dovuto già fare questa operazione diverso tempo fa, solo che ho pensato di riportarlo, di fare queste operazioni durante la live, così da farvi vedere. Vicine, vicine. Come si dice a Napoli, come si dice da queste parti, a cor a cor. Vabbè, allora. Eravate in total relax, come dicono quelli che parlano bene. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa. Credo di no. Dovremmo aver 21 litri. No, lasciamoli qua. Allora, vediamo se riusciamo a prendere qualche altra cosa. Che mo... dobbiamo andare nel trigger 4, quindi dobbiamo andare... qua. Devo ancora capire come funziona questa mod. Aspetta, c'è un altro trigger da 4 dall'altra parte. Ma questo è tutto scarico. Perché questi mo devono apparire, quindi giustamente. Allora, mettiamo il mezzo a posto e avviamo anche la terza fase di produzione, che mi sa che non l'ho ancora abilitato, attivato. Vediamo un po'. O semplicemente non c'è liquido a sufficienza. Allontaniamoci un po'. Allontaniamoci che c'è un bordello esagerato. Allora, vediamo un po'. Allora, qui manca negozio. Quindi forse dobbiamo fare vino rosso torbido, mosto. Ok, ora sto capendo. Dovevo scegliere prima di questa fase qua. Vediamo, red wine. Beh, effettivamente. Allora, dobbiamo fare mosto. Sì, generare. Mettiamo tutto generare. Ok. Generi. No, mettiamo generi. Ecco qua. Immer, scusate. Ora sta generando, vedi? Ok. Facciamo generare. Però manca mosto senza vinaccia. Quindi mi sa che la prossima volta dobbiamo fare mosto senza vinaccia. Io poi, non essendo esperto di vini, posso commettere questi errori. Beh, effettivamente. Azienda vinicola per Bacco. In due sicuramente si stava non proprio comodi, o comodamente, chi dir si voglia. Allora, là abbiamo fatto mosto con vinaccia. Ecco, vedi, dovevo selezionare. Aspetta un moment, s'il vous plaît. Ora ho capito, devo girare quel menu, altrimenti non mi fa giustamente scaricare altro.
Edoardo Nobò, lo zio Dabba come sbadato. Ma sono un po' troppo sbadato questa sera, ma com'è possibile che sono così sbadato? E io, muove, zio Dabba, vai. Svagandisci. Beh, effettivamente, questa serie mi sa che la chiamerò per pacco. Ora dovrebbe... Vabbè, per Bacco fa parte anche questa. Lo vediamo un po' come è messo. Ecco. No, ora sta? Eccolo qua. Perfetto. Grappa esce alla fine, il grappino. I cincerini, il grappino esce alla fine. Ci abbiamo in mezzo rigorosamente elettrico. E ci abbiamo le produzioni che fanno un bordello esagerato, che fanno un frastuono incredibile. E tus e tus. E non lo dire che sono zero bits, che mi fai... Attenzione! C'è un trigger, è il 5. Bello impossibile. Quindi quello fa il 3 e il 5. Eh sì, perché abbiamo messo 1, poi l'abbiamo portato fra il 2 e il 3. Quindi il trigger 4 deve tirare fuori qualcosa. Ah, hai capito. Questo è interessante. This is very interesting. This is a very interesting thing. Eh, 22.000 litri. Ci facciamo ancora qualche viaggetto. Vai zio Dab. Non ho capito quale di questi trigger è, però, eh. Ok, quindi il... no, è proprio qua. Ma non ho capito se è il trigger... No, qua si carica. Ah, allora il trigger è il 5. Trigger 5, number 5. Trigger number 5. Pomf, 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 pomf. And 1, 2, 3, 4, 5. It's the main way around the sky right now. Ah, non è qua, scordo sempre. Quello è trigger di carico. Scarication è qui. Ecco qua, un mosto senza minaccia. Vinaccia. E dallo vinaccia. Questa è una struttura intera dove poi vengono riposizionati i trigger. Però c'è anche la configurazione nella quale voi immettete il V, l'UV e quello fa tutto in una sola volta. Salutiamo anche l'amico Alessandro Volta e saluto anche l'amico Voltaire. Allora no, dobbiamo andare sotto il trigger number 5. È confermato. Confirmated. Confirmed. Vediamo se riusciamo a fare una retromarcia senza schiantarci. Oh! E dai, su! Complication. È un po' complicato il mezzo elettrico, eh? Forse non ha il sistema di
di trasmissione continuo e quindi de conseguenza ogni tanto strappish straps 1 2 3 most sasmine winash pom 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 tuzze tuzzali alin. Go. Dai che dobbiamo scaricare l'ultimo freschetto qua. Oppla. Purtroppo il fatto di non avere gli specchietti retrovisori è anche un no pro. Gli ultimi 600 litri li scarichiamo, poi ci facciamo una piccola cavalcatina. E poi naturalmente ci congediamo. Mettiamo, beh, in mezzo caricare non ne ha bisogno, però lo mettiamo qua. Allora adesso dovrei, mi pare che ho comprato la moto nell'episodio precedente. Andiamo a prendere il mezzo per spostarci nell'area industriale e iniziamo a facciamo il giro con i cavallozzi, poi naturalmente ci congediamo e naturalmente fatemi sapere se sono stato di compagnia, spero naturalmente che abbiate passato una bella oretta abbondante, credo. Fatemelo sapere lasciando un commentino, sia voi in live se volete, ma anche voi amici ed amiche di YouTube. Oppala, stiamo stravolgendo un pochettino questa mappa. Ah, ci abbiamo il furgone, ok, prendiamo il furgone. Oh, il furgone che c'ha le trombe bidonali. Wow, questo è proprio ganzo. Abbiamo acquistato un bel Mercedes qua. Ci spostiamo di là. Mercedes Pro. Questa mod qui la trovate nel mod hub ufficiale. Ed è, c'è anche una versione compatibile per console, se non ricordo male. Ricordo di aver acquistato una moto, ma non ricordo dove l'ho parcheggiata. Da qualche parte l'avrò parcheggiata sicuramente. Je me rappelle pas où j'ai laissé la moto. Je sais pas, je me rappelle pas, donc on va se déplacer avec ce véhicule là. C'est un Mercedes Pro. Que vous pouvez trouver la version pour les consoles de jeu. Oh, funziona anche ottimo ed abbondante, direi. E mi sa che giallastro, ma forse è proprio la mod che è così, credo, perché dovrebbe essere il riflesso della luce, perché nonostante fra le altre cose gli abbia anche lavato il mezzo con tutto quello che si poteva utilizzare, però restano ancora così. Questo mezzo ovviamente è autocaricante. Ok, iniziamo il nostro giro, vediamo un po' con chi capita oggi.
Poi com'è che si sale? Cavalca. Ah, è Tuz. Questo è Tuz, quindi è proprio il cavallo, il principe di questa serie, è Tuz. Lui è il famosissimo Tuz primo. Allora, vi do una piccola chicca per gli amici che giocano a farming da Steam. In questo gioco c'è una c'è un archivement, quello lì del coniglio, e è molto raro riuscire a sbloccarlo, e per fare ciò dovrete far saltare continuamente il cavallo. In questo modo, dopo un po', vi si sbloccherà questo achievement, e ovviamente più lo fate saltare, più lui di conseguenza aumenterà, e anzi si ridurrà, si andrà a ridurre il tempo della cavalcata. Quindi, come potete ben vedere, man mano che qua saltiamo, facciamo il salto dell'orso Chotten, poi lui tende a migliorare. Ma qua ci ingastriamo. Oh, sono meravigliato con me che non mi sono ingastrato qua. Allora, la prossima, il prossimo chi è? Ah, ok, ci abbiamo Totò qua a portata di mano. Totò, il nostro principe. Vai, Totò, vai. Solito giretto anche per il nostro Totò. Oppola. Si sta sporcando il nostro Totò. Il nostro principe. Ovviamente i nomi che ho messo, Totò, Sofia e Peppino, ovviamente sono un omaggio a tre grandi attori comici napoletani, appunto, che è il principe De Curtis, Peppino De Filippo e la mitica Sofia Loren. E Tuz, ovviamente, il nome è nato così, per un modo di dire che non si dice Tunzi Tunzi, ma è proprio Tuz, con due T e due Z. Non schiacciamo le patate qua. Oppala. Oh, è saltata talmente alto che ha preso il tronco. Effettivamente è da notare che devo fare uno screen shot. Facciamo così. F11. Vediamo se riusciamo a fare uno screenshot mentre forse ci siamo riusciti. Lo vedrete naturalmente come immagine di copertina sia su Twitch che su YouTube. Quello gingerozzo zitto zitto fa il fringuellozzo, fa, Gingerozzo sta buono buono. Allora, sistemiamo un po' il principe. Allora, e Tuz dove sta? Ecco qua. E Tuz è pronto, mo ci sta. Ah, adesso possiamo immettere l'ad. Lui. Quindi c'è rimasta solo Sofia, non ho capito. No, lui è.
Rog. Ah, Rog. Rog. Qui ci siamo scordati a Peppino. Ci siamo dimenticati a Peppino. E mo chi lo sente a Totò? Cingerozzo in agguato scoprirà la verità. O ballerò cavallo e facile non sballa. Te metto in coppa spalla e te vesti a cavallo. E hop hop hop. Oppla. Oh, ma sto Rog che salutiamo, ma li prende tutti questi paletti? E questo si vede che è un po' più giovincello. Oppla. Quindi quando questo non è un canguro, una cosa del genere, non dovrete fare altro che saltare sempre, ogni volta che portate a spasso i vostri cavalli. E vedrete che a un certo punto, non so dopo quante migliaia di salti, sbloccherete la situazione. E quello voleva fare la agility, solo che il Rog è un po' rozzo, e allora giustamente ha preso il palo fratelli. Oppala. Hop back, si sta sporcando tutto. Dai che ci resta solo Sofia, la mitica Sofia, e vedrete l'eleganza, la cavalcata elegante della nostra Sofia, che è tutta un'altra cosa, another world. Eccola là, la nostra Sofia che ci aspetta. Allora diamoci una spazzolata. Lui, oh, Rog, fermati, stop Rog. Andiamo con Sofia, sei pronto? Eccola qua, la nostra giumenta. Oppala, ragazzi, guardate che stile. Oppala, che classe, c'è la nostra Sofia, e via. Oppala, voglio Sofia Calera. E ragazzuoli, ci accingiamo a terminare questa live, e ci accingiamo naturalmente per gli amici che stanno guardando questo video in premiere su YouTube, ma anche naturalmente che lo stanno guardando, approfitto per salutare tutti quanti voi che l'avete guardato fino al termine di questo video. Naturalmente, come sempre, vi ricordo che sotto nella descrizione, oltre a trovare il link dei miei canali social, troverete un link che vi permetterà di acquistare i prodotti della Wondershare, quindi Filmora e tanti altri prodotti, poi un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati e poi naturalmente il masterpiece dei link. Mi raccomando, andate a visitare il sito www.ipianibio.it, mi raccomando, acquistate con fiducia, perché i piani bio è una roba buona, e quindi tutta roba genuina, cibo genuino. Che naturalmente a breve partirà il jingle pubblicitario, che oramai è diventato il claim, è diventata anche la sigla conclusiva di questa live. E quindi, anzi, ci spariamo un po' la posa con Sofia, ci mettiamo un po' a cavallo con Sofia, ci facciamo una bella fotografia. E quindi ancora una volta ringrazio tutti coloro che sono passati a salutarmi, quindi ringrazio la mitica Gaia, ringrazio Moreno, ringrazio Maurizio Max, Moreno, la Zappa Storta e John per il sostegno al canale, mi
Mi sembra di aver salutato tutti, quindi, come mio consueto fare, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche e tutti voi, naturalmente, che vi state iscrivendo a questo canale e ai miei canali social. E detto questo, io ringrazio tutti quanti voi, grazie mille a tutti, thank you so much. E poi, come dice il famosissimo Zio Dab, adesso parte la sigla e statava buono, aiù, grazie e buon inizio settimana. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.